Gentili amici, cari telespettatori, eccoci puntualmente al nostro appuntamento dell'altra voce. Abbiamo già eh, siamo introdotti ormai verso eh, la fine di un'altra serie che ha per eh, titolo La gioia della vita e nella gioia della vita abbiamo trattato di diversi aspetti, ne tratteremo ancora un altro in questa trasmissione. Più esattamente la gioia del condividere, una gioia nel condividere l'affetto dei propri cari. È vero, questo è l'argomento eh, in sostanza, ma voglio presentarvi subito i servitori che faranno parte di questa trasmissione. Sulla mia sinistra il pastore Michele Passaretti, il pastore Marcello D'Ambrosio e il pastore Antonio Romeo. Come di consueto, sotto forma di alcune domande, cerchiamo alla fine di aver dato al nostro argomento una testa, un corpo, una coda. Divergiamo immediatamente la prima domanda al pastore Michele Passaretti. Alcune gioie della vita. Anche eh, se non sono nostre, ci coinvolgono alla stessa maniera. Perché? Beh, sicuramente ci sono delle, degli eventi nel corso della storia o anche della vita dell'uomo che non sono immediatamente ricollegabili o riconducibili all'esistenza della persona, però ugualmente noi abbiamo questa capacità di rallegrarcene, di gioirne. Per esempio, eh, la scoperta. Nel campo scientifico di alcuni rimedi contro delle malattie, quando si è potuto debellare ehm, malattie che sono state micidiali per intere generazioni, è stato un patrimonio di gioia di tutta l'umanità. Ancora oggi venisse alla luce la scoperta del vaccino contro l'AIDS, eh, non siamo direttamente coinvolti con questa malattia, però per noi sarebbe un motivo di allegrezza, sarebbe sicuramente un motivo di gioia. Oppure eventi storici, la fine eh, di una guerra, la caduta del muro di Berlino che ha segnato anche la fine eh, di uno stato di tensione e di guerra tra le potenze mondiali. È stato un motivo di gioia che ha coinvolto, al di là di quelli che sono ancora gli ideali politici, eh, tante persone. Abbiamo la la possibilità di gioire eh, per le gioie dei nostri familiari, è vero, un nostro figliuolo che, eh, che si laurea, che si afferma nella vita, eh, un nostro parente, un nostro prossimo che riesce a realizzare un obiettivo importante della propria vita, ci eh, può rendere in qualche maniera solidali, felici, gioiosi di questo evento, di, questa, di queste situazioni. Da dove viene questa possibilità di? congiuire viene dal fatto che la Bibbia ci insegna che l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Qual è questa immagine? Qual è questa somiglianza? Non certo nelle sembianze fisiche che possono essere i piedi, le mani, il naso, gli occhi o la bocca, ma nel carattere che Dio ha dato all'uomo, nella personalità che Dio ha dato all'uomo. Che è, viene appunto da questa matrice divina. Quindi Dio comunica all'uomo la possibilità di gioire, di rallegrarsi. Quello che non vediamo allo stato animale: sì, è vero, c'è un istinto materno di qualunque eh, animale verso i propri figlioli, però dopo un po' scompare talvolta si può diventare anche eh, nemici ed aggressivi gli uni verso gli altri, ma invece nella ehm, generazione umana che è stata creata d'immagine e somiglianza di Dio, Dio ci conferisce questa proprietà, questa capacità di gioire con le gioie, di condividere le gioie, non soltanto le gioie ma anche i dolori, quindi questa eh, capacità di ehm, sentimenti, di collegare i nostri sentimenti a quelli degli altri e di in qualche maniera relazionarli. Questo è un dono grandissimo che viene direttamente dal Signore e che è patrimonio della vita dell'uomo, l'uomo che inaridisce nei suoi sentimenti e non prova più gioia o diletto per ancora le persone strane a se stesse è un uomo che sta, possiamo dire, sta morendo dentro ma un uomo invece che vive, vive anche nella sua vita interiore gioirà, si rallegrerà delle cose giuste, delle cose belle, delle cose che danno gioia La parola di Dio parla dell'olio della gioia, beh è un discorso diverso più profondo, più spirituale. Ma siamo dopo questa presentazione eh, del Pastore Michele, adesso entriamo in quelle che sono le gioie reali degli affetti. E eh, quando parliamo di affetti cominciamo a sentire quelle cose che ci appartengono un po' più da vicino. A un pastore Marcello che ancora possiamo considerare giovane, e, eh, non so se proverà fra breve o ha già provato, o proverà in futuro. Eh, la gioia di cui sto facendo la domanda. Non so se per la sua è ancora giovane età, eh, va proprio a pennello, calza eh, questa domanda, ma gliela faccio anche di riflesso perché Marcello poi è figlio di un altro pastore eh, che ha fatto le sue esperienze e vivono in una realtà spirituale. Marcello, la gioia di vedere un proprio figlio sposato, ecco per questo, eh, questo giro di parole. Ma anche eh, utopicamente nel senso di proiezione, la gioia di vedere un proprio figlio sposato è motivo di grande festa, di grande gioia? Sicuramente sì, per quanto mi riguarda anche se io preferisco essere sempre definito giovane eh, ho figli già oltre ventenni per cui insomma si profila qualche cosa all'orizzonte è sicuramente motivo di grande gioia e quando parliamo di matrimonio non possiamo fare a meno di parlare della più grande istituzione divina, perché il matrimonio è stato dato da Dio direttamente ad Adamo ed Eva, prima ancora del peccato. E, e noi eh, continuiamo a ribadire, noi cristiani, oggi del 2000, dopo circa 7000 anni da questo primo evento eh, storico, di Adamo e di Eva, che il matrimonio è indispensabile e nel momento in cui l'uomo e la donna pensano di voler affrontare la vita insieme, debbano farlo soltanto attraverso il matrimonio, cioè così come Dio lo ha concepito, così come Dio ce lo ha dato e bisogna conservare in questo. E in questo c'è grande gioia perché c'è proprio il trampolino che dà alla vita in tutti i sensi. Che mette l'uomo e la donna di fronte a tutte le responsabilità della vita, quindi escono dalla, dalla famiglia paterna e si assumono loro direttamente le responsabilità e in questo tutto ciò che è la prospettiva del matrimonio è la gioia di quelli che sono... Eh, i familiari, con suoceri, quelli che vivono intorno eh, e per i giovani anche la gioia di fare le esperienze. Quindi questa, poi quest'aria festosa si eh, trasmette, eh, penso che sia contagiosa, comunque eh, anche se non come padre direttamente, l'ho già vissuta come fratello o, o come parente prossimo di, di altre cose, per cui ecco l'esperienza bene o male, ma sono sicuro che sarà ancora più grande per quanto riguarda i figli. Ciò che mi riguarda direttamente su questo argomento è eh, il matrimonio cristiano, cioè laddove una gioia possa essere veramente profonda e radicata, una gioia vera, sapere che un proprio figlio si congiunge con un'altra pers persona credente, che tutti e due insieme abbiano una sola autorità e cioè Dio. Nella persona di Gesù Cristo, che possa guidare il loro matrimonio. In questo noi siamo ancora più felici, sapendo che Dio guiderà la loro vita, che Dio li illuminerà, gli darà la saggezza, la forza di eh, superare, di affrontare gli ostacoli, le difficoltà della vita che nel matrimonio sicuramente eh, si profileranno e che dovranno bene o male affrontarsi. Anche le piccole paure, eh, le piccole incomprensioni, tutto ciò che nasce anche quando la famiglia poi si allarga e con un figlio ci sono le preoccupazioni della semplice piccola febbre, dei primi dentini, che comunque per la coppia giovane fa esperienze e fa eh, tutto questo. Per noi fa grande felicità, ma forse mi ripeto, ma è import importante ribadire che alla base di una grande gioia ci vuole una radice profonda, altrimenti non è una gioia. Perché un genitore, una famiglia può anche soffrire nel vedere un'unione sbagliata, nel vedere due persone unirsi e congiungersi in, in qualche cosa che potrebbe essere impossibile o non duraturo. Per cui ecco, bisogna veramente mh, far, fare in modo, costruire, perché questo è un tipo di gioia che va. Curata, che va costruita, va seguita, cioè non è una gioia improvvisa che nasce e che cade sulle nostre spalle soltanto come felicità della vita. È una felicità che bisogna avere in proiezione davanti a noi e quindi noi dobbiamo camminare verso quella felicità affinché i nostri figli possano veramente raggiungere quella felicità. E voliamo, fino adesso abbiamo parlato quindi di quella che la gioia che Viene dagli affetti e dagli affetti, diciamo, di sangue di quello che è l'intimità. Mm, io auguro anche a Marcello di fare presto le sue esperienze. Molti di noi la facciamo con i nipoti, io ce ne due, era una certa la femminuccia, proviamo quella gioia. Questo riporta in discussione tutti i valori di cui abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti: di quei valori, valori umani, sociali e poi spirituali anche nel sociale che ci portano a godere e a gioire di certe realtà. Ma parliamo anche e parleremo anche di un altro tipo eh, diciamo di gioia o meglio della gioia che coinvolge chi non ha il nostro stesso sangue. E al pastore Antonio Romeo voglio rivolgere questa domanda. La Bibbia ci ricorda che l'amore congioisce con chi eh, gioisce, anche se non appartiene al proprio ceppo, eh familiare o allo stesso gruppo eh, di derivazione sanguigna. Che ne dici? Allora la Bibbia abbiamo nominato. A noi ci piace parlare della Bibbia perché siamo biblici e di quell'amore che condivide la gioia degli altri, anche se non sono conseguiti. È un tipo di amore diverso da tutti gli altri. Io ho fatto l'esperienza di vedere un mio figlio che si è sposato. E ho congioito con lui, e ho fatto l'esperienza di diventare nonno, ho congioito della nipotina. E chi ascolta dice, è naturale, questo avviene in tutti. Ma gioire di altre persone, c'è bisogno di un altro tipo di amore. E la Bibbia ci parla di questi diversi tipi di amore. C'è bisogno di un amore agape, non quello naturale, che invece già vediamo dei bambini che nascono. Eh? Mettete eh, il figlio di una coppia insieme al figlio di un'altra coppia, è un solo giocattolino. Il bambino che è suo, che la mamma o questa coppia ha regalato, appena vede l'altro bambino mettere le mani sul giocattolino, dirà la prima cosa, è mio, è mio come difendere la sua proprietà. Perché nella natura decaduta dell'uomo questo tipo di egoismo che si sviluppa poi anche negli anni man mano della crescita. Dunque sto dicendo che quest'amore che congioisce con altri, non sto parlando solo quelli della nostra fede cristiana, ma anche quelli che fanno parte del nostro prossimo, è un amore che viene da dio e che dice l'apostolo paolo nella sua lettera ai romani è stato sparso nei nostri cuori per lo spirito santo dunque un tipo di amore che non è nella natura umana ma viene dato a coloro che sono redenti dal sangue di gesù che hanno creduto in lui ricevono questo amore e proprio paolo usa questa esparsi, espressione così bella sparso dunque in un modo in una misura abbondante che riesce a, fare, a farci condividere le gioie anche di quelli che sono fuori dal nostro cerchia familiare, della nostra cerchia di credenti della nostra comunità, come dicevo, dal prossimo. Perché? Perché l'amore di Dio, l'amore di Dio che ama tutti, che ama tutti gli uomini. Quando questo amore riesce ad essere nei cuori delle persone, un, un cuore che riceve l'amore di Dio è un cuore pieno e soddisfatto. L'insoddisfazione è la madre di tutte le crisi. La soddisfazione di una persona, quando un uomo è soddisfatto, allora riesce a condividere le gioie anche di chi sta più avanti, di chi eh, riesce a, ad avere più successo di lui. Nella natura c'è invidia, c'è orgoglio, c'è piuttosto in amicizia, ma quando uno è pienamente soddisfatto dall'amore di Dio, allora riesce a congioire anche con chi va avanti, con chi fa più successo di te, perché questo amore di Dio che è dentro i nostri cuori che ci rende pienamente soddisfatti e riesci, riusciamo a condividere le gioie di tutti. Marcello, quali sono, secondo te, i meccanismi affettivi che ci portano a condividere la gioia con le persone a noi care? I meccanismi verso le persone care sono più naturali, voglio dire, eh, nel senso che non sono dei veri e propri meccanismi che possiamo... In un certo modo eh, ben definire. Se parliamo di persone care, eh, ci viene naturale amare il nostro proprio figlio, il nostro nipote, il nostro fratello, amare chi ci ama. E, eppure, eh, anche in questa sfera di affetti, è necessario avere di base un amore che sia molto più profondo di quello del semplice amore umano. Perché ad, al di là di ogni cosa ogni essere umano ama se stesso egoisticamente, appunto come eh, è stato appena detto, e questo non è soltanto riflesso verso, eh, è più evidenziato verso quelli che ci sono estranei, ma è, è proprio congenito nella natura dell'uomo e l'uomo ama se stesso egoisticamente. Il Signore Gesù. Eh, ci ha insegnato ad amare gli altri con tutte le nostre forze ed è per questo che il suo comandamento diventa il più grande dei comandamenti, ama il prossimo tuo come te stesso, perché il Signore sapeva che noi amiamo noi stessi e che se un giorno riusciamo ad amare gli altri come amiamo noi stessi, allora incominciamo veramente a vivere di quell'amore vero, quell'amore che si sa donare quell'amore che sa essere disponibile, che sa soffrire, perché amare spesso viene inteso come la manifestazione eh, estemporanea delle, dei nostri affetti, dei momenti in cui sappiamo esprimere amore o eh, dei gesti di cortesia o anche dare dei doni in certe occasioni ma amare profondamente quando il nostro spirito si rifiuta, quando la nostra anima veramente è, eh, è contraria a chi dovremmo amare e allora lì c'è un meccanismo che purtroppo non è nostro, c'è un elemento più che altro che possiamo avere, possiamo ricevere, ma che dobbiamo ricercare e che nella Bibbia è chiamato carità cristiana perché la carità cristiana è quella che eh, può veramente proiettare l'uomo verso l'altruismo, verso l'aiuto eh, degli altri, cercare di vedere negli altri il bisogno che noi stessi abbiamo e quindi soddisfacendo il bisogno degli altri possiamo anche soddisfare il nostro bisogno. Ma per arrivare a questo bisogna avere una visione molto ampia, insomma molto, molto larga, bisogna analizzare e meditare bene il sacrificio di Cristo che ha donato se stesso pur eh, non avendo egli nessuna necessità personale, ma ha provveduto alle nostre necessità, ma per anche completare, soddisfare un grande amore che era quello iniziale di Dio, cioè la creazione è basata su un unico motivo, perché Dio ci ha amati già prima che fossimo creati ed Egli ci ha creato e avendoci creato poi ci siamo perduti ma Egli ci ha salvati. Quindi qui ci sono delle, eh, delle visioni molto, molto ampie. Il Signore Gesù ci dice di entrare in questa sfera della carità cristiana affinché noi possiamo eh, attraverso L'esercizio della carità provvedere ed essere anche eh, non solo amati, ma amare, quindi essere donatori eh, verso gli altri, essere ben disposti e questo credo sia l'elemento essenziale che manca nella natura dell'uomo. Ma che però possiamo ricevere, possiamo ricevere accostandoci a Gesù Cristo. Bene, eh, a questo punto. Eh... Voglio rivolgere un'altra domanda al pastore Antonio Romeo. Abbiamo parlato di questi affetti personali, questi affetti, ma non sempre ci sono quelli che gioiscono anche negli affetti personali. Quali potrebbero essere le cause secondo te, Antonio? Credo che la causa numero uno sia sempre l'egoismo. Io posso parlare di questo per un'esperienza personale che mi è capitata otto anni fa in quanto dovevo celebrare un matrimonio, celebrai un matrimonio tra due giovani credenti della comunità, di cui i parenti della sposa non erano convertiti della stessa fede, ma che avevano accettato questo fidanzamento, ma un mese prima del matrimonio ebbero una questione personale familiare con il futuro sposo. E dietro questa questione, che poi era anche una questione futile, che poi dopo si sono... Anche riappacificate, ma quell'orgoglio e quella lite costò ai genitori della sposa per, per rivendicare il, questo rapporto. Non vollero presenziare alle nozze della figlia, non vollero condividere quella gioia. Tanto è vero che quella ragazza si trovò senza il papà che l'accompagnava e dovette anche fare da padre in quell'occasione. Ma questo ha lasciato questi genitori che ha, hanno perduto un'opportunità di vedere l'unica figlia femmina che si sposava questo è qualcosa che non si augura a nessun genitore nemmeno al peggior nemico eppure l'orgoglio di una lite eh, permise a questa famiglia di chiudersi in sé e non partecipare alle nozze della figlia condividere la gioia che è qualcosa di straordinario e meraviglioso dunque è dovuto all'egoismo umano e quando questo egoismo prevale sulla ragione eh, ci sono queste difficoltà che possono essere superate attraverso soltanto que quell'amore che si accennava poco fa che viene da Dio che riesce eh, a sopportare ogni cosa a credere ogni cosa a soffrire in ogni cosa l'inno all'amore che l'Apostolo Paolo eh, ci dice attraverso l'epistola ai Corinti è qualcosa di straordinario, di eccezionale che ci fa riflettere e deve far riflettere tutti noi affinché questo amore che è l'amore che viene da Dio possa farci condividere gioia naturale, gioia anche con altre persone e non farci perdere anche quelle naturali che sono dovute a certe, a certe realtà della vita. Purtroppo l'egoismo quando prevale fa chiudere le persone di se stesse e si perdono, gioie che non si possono più recuperare perché in questo caso in altri casi sono gioie che si vivono una sola volta nella vita a conclusione della nostra trasmissione vogliamo rivolgere una domanda al pastore Michele eh, relativo alla gioia di Cristo perché siamo dei cristiani quando parliamo di gioia io prima accennavo all'olio della gioia quando parliamo di gioia questo termine eh, indubbiamente non rimane eh, diciamo incompreso anche se molte volte può essere anche confuso. Abbiamo visto da quello che ha detto il pastore Antonio Romeo che capita a volte che nei momenti in cui la gioia dovrebbe essere esternata, gioia a conseguenza di sentimento, di un affetto, non viene esternata soltanto perché ci sono delle componenti negative che sopraffaggono ogni situazione, Possono, può essere questo un egoismo. O può essere una ragione di orgoglio o di una certa posizione personale. Dobbiamo dire che il mondo è pieno di queste tristi realtà. Ma quando parliamo della vera gioia, una gioia senza ombre, una gioia consistente e dell'odio della gioia, dobbiamo parlarne soltanto, io credo, in maniera cristiana. Allora Michele, hai tutta una bella possibilità, i fratelli l'hanno lasciato anche qualche minuto in più secondo la guida dello spirito, vogliamo dire ai nostri amici, telespettatori, vogliamo comunicare loro qualcosa della gioia intima più intima. Amen. Certo, c'è questa distinzione che va eh, naturalmente fatta tra quello che è il concetto spirituale della gioia, così come viene eh, esposto nella Bibbia e quindi quando parliamo della gioia del cristiano, di questo simbolismo che il pastore Remo ci dava, di questa allegoria della Bibbia all'olio della gioia, sta a significare proprio quell'estratto, quell'essenza, quella gioia che, per quanto ancora ehm, patrimonio di ogni uomo sulla faccia della terra, abbiamo visto, tutti possono rallegrarsi e gioirsi nelle diverse eh, vicende o eventi della vita. Ma qui stiamo parlando di una specifica gioia la gioia di Dio, la gioia dello Spirito. La Bibbia ci parla di questa gioia con un termine in uh, greco che è chara, mm, una pubblicità di una macchina l'ha copiata, ha scritto Xara, qualcosa del genere, per identificare questo termine in greco, che vuole significare non gioia comune, ma la pienezza della gioia. Quindi, una gioia piena, una gioia completa, che è un frutto dello Spirito come noi possiamo trovare elencato nel, nell'Epistola di San Paolo ai Galati, dove espressamente dice che tra le manifestazioni, il frutto dello Spirito, vi è proprio questa gioia, una gioia che non può guastarsi anche con le contrarietà della vita. Noi abbiamo degli esempi nella Bibbia che ci sembrano a dir poco ehm, eh, preoccupanti sotto un profilo logico l'Apostolo Paolo per esempio che era in carcere, in prigione battuto, ehm, eh, frustrato, tor torturato possiamo fin dire imprigionato in una buia cella nella eh, città di Filippi però notiamo che in questa così triste condizione elevano al Signore dei canti dei canti che esternano la gioia di appartenere a Cristo la gioia di soffrire anche per la causa di Cristo. Noi abbiamo ricevuto delle testimonianze di alcuni credenti dei paesi orientali, dove oggi non è possibile professare la fede cristiana con la libertà che abbiamo qui nei nostri paesi occidentali. E quindi puntualmente, ad ogni loro riunione, che spesso devono essere fatte occultamente, di nascosto, si può notare l'assenza di qualche membro della comunità e l'assenza di un membro della comunità vuole significare che probabilmente è stato arrestato, che probabilmente è stato oggetto ancora della eh, persecuzione. E, però la testimonianza che abbiamo ricevuto e che ci ha in qualche maniera sbalordito è che in comunità a quel punto non, non c'è il duolo, la sofferenza, il pianto per il membro che è stato arrestato, ma c'è improvvisamente un clima di festa e di gioia perché quel credente è stato reputato degno di soffrire per la causa dell'Evangelo e in, questi, in queste comunità cristiane, lì dove la sofferenza è condivisibile e palpabile con immediatezza, c'è un motivo per rallegrarsi anche in queste sofferenze. Mi raccontava un missionario che veniva da quelle zone che all'annuncio da parte del pastore di credenti che sono stati o arrestati, la comunità applaude. applaude: ma non certamente per come dire la contentezza che qualcuno di loro è stato arrestato, ma per la gioia del cristiano, quella gioia di soffrire anche per la causa di Cristo, di essere in qualche maniera oggetto di, eh, di questa persecuzione a motivo della fede. Noi vogliamo dire. Il Signore ci ha insegnato il concetto della gioia, che è un concetto di dono, gratuito. Il Signore Gesù ehm, disse, io amo, io trovo diletto, piacere nel fare la volontà di mio Padre. E fare la volontà del Padre è costato al Signore, perché Gesù è venuto qui sulla terra non tanto per essere incoronato nella gloria degli uomini, ma per essere, e noi conosciamo, Ancora il sacrificio di Cristo sulla, sulla croce e lì al Golgota. Eppure il Signore Gesù, con piacere, con la gioia di poter offrire, di poter donare, con questa gioia di poter fare la volontà del Padre, ha pagato fino all'ultimo il prezzo anche con il suo sangue. Tutto questo lascia in noi un insegnamento che vi può essere ancora una gioia più grande delle circostanze della vita questa gioia ci consente di godere forse più nel dare che nel ricevere come dice un testo della scrittura questa gioia alimenta il nostro cuore la nostra fede certamente questo discorso diventa difficile per coloro che hanno una mente materialistica e quindi molti non condivideranno ma questo viene deriva da esperienze spirituali della parola di Dio siamo arrivati alla conclusione Prossimo argomento, prossima settimana, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora, sarà eh, sempre nella gioia della vita, che il tema fondamentale. Parleremo dei diletti della vita. A questo punto il pastore Antonio Romeo, Marcello D'Ambrosio, Michele Passaretti, Remo Cristallo. Vi rinnovano il consueto. Saluto che è più di un saluto. Dio vi benedica.